Tonino Alfiero, Forza Italia, qual è l'obiettivo per queste regionali? Vabbè, l'obiettivo che mi pongo per questa regionale, che si pone l'intera lista di Forza Italia, è quello di dare una svolta non solo al governo regionale, ma anche qui in Irpinia. Infatti sono pienamente convinto che il centrodestra riuscirà a portare un risultato esaltante con la vittoria in termini appunto generali, ma anche qui in Irpinia saremo in grado come Forza Italia a far eleggere un nostro rappresentante territoriale. Quindi è già da tempo che l'Irpinia non ha una rappresentanza territoriale di Forza Italia, è arrivato il momento giusto e opportuno di eleggere un candidato, di eleggere un rappresentante che possa ricoprire quel punto di riferimento, quel vuoto istituzionale che si è creato e che dura ormai da tanto tempo. Tra i tanti temi della campagna elettorale sicuramente quello del lavoro è tra i preminenti. Su questo punto pochi giorni fa lei ha fatto una dichiarazione in merito anche alla produzione che FCA ha iniziato in Irpinia. Qual è il futuro per la FCA? Allora, sicuramente il lavoro è una delle tematiche più importanti che ed attenzionate dalla politica in questa fase, ma non solo, ormai da tanto tempo. Il lavoro è alla base di ogni ripresa sociale, di ogni ripresa economica, di tutte le società civili. Per quanto riguarda la FCA, posso dire con certezza che è in fase di ripresa e soprattutto la produzione di mascherine per un lasso di tempo determinato consentirà ai lavoratori di produrre 5 giorni a settimana della loro attività.